En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissime, questa assemblea liturgica è preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare il compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accogliamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di olivo e concedi a noi, i tuoi fedeli, che accompagniamo e soltanto Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con lui alla Gerusalemme del cielo e di regna in secolo dei secoli. Ed ora mettiamoci in ascolto della parola del Signore. Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Padre, Signore. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte dei Olivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: andate al villaggio fronte a voi e subito troverete un asino, legato e con esso un prete. Slegatevi e conducetevi da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma gli manderà indietro subito. Ora, questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia del Signore: ecco, a chi viene il tuo re, mite, seduto su un asino e su un burello, figlio di una bestia da sola. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asino al re, misero su di essi mantelli ed egli si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna, figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa dall'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù, da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Gloria a te. Ed ora, fratelli carissimi, imitiamo le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore, e avviamoci in pace. Thank you.
che hai dato come modello agli uomini, Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto un uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiducia. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto a risposta. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli stupidi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto vergognato, per questo rendo la mia faccia pura come sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mio Dio, mio Dio. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolta al Signore, lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Mio Dio, mio Dio, mi dai la mano. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate al Signore, voi e i suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, tema tutta la discendenza di Israele. Mio Dio, mio Dio, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile a noi. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che ha di sopra di ogni nome. Perché nel nome di Dio, e gli donò il nome che ha di sopra di ogni nome. Perché nel nome di Gesù, ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sotto e ogni lingua mondiale, Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegno? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercavano occasioni propizie per consegnare Gesù. Il primo giorno degli altri, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: non vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città da un tale e ditemi. Il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la pasta. Venuta la sera, si mise a tavola con dolci. Mentre mangiava, disse loro: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandare: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: piatto, è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbi, sono forse io? E gli rispose: tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e mentre gli dava il cibo disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue della grazia, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non verrò di questo punto della vita, fino al giorno in cui lo verrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte di lui. Allora Gesù disse: questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: vergognerò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: in verità io vi dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rivedrai più forte. Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, io non ti rivedrò.
lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andò più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e mi trovò di nuovo addormentato, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite pure e riposate. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla, con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che mangerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, rabbi. E lo baciò e Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fece avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù lo impegnò a spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli il mento. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al tuo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 milioni di angeli? Ma allora, come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento, ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte. Ma non lo trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla. Che cosa testimoniano questo contro di te? Ma Gesù tacé. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti
del Dio vivente, di dirci se tu sei Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: tu l'hai detto. Anzi, Dio mio, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quindi risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia lo percorso, altri lo schiaffeggiarono, dicendo: fai il profeta per noi, Cristo, chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non capisco cosa dici. Mentre uscito verso l'altro, vide un'altra serva e disse: costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli negò di nuovo, giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e disse a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E, uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio a Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via, insegnarono al governatore di Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e degli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho tradito sangue e innocenti. Ma quelli dissero: a noi che importa, pensaci tu. Egli allora gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò in casa. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono messe in campo del vasaio per la sepoltura di Cristo. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e prese da 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Se tu il re dei giudei, Gesù rispose: tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora un altro mi disse: non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase a sé stupito. A ogni festa il governatore era solito mettere in libertà nella folla o incarcerato. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: chi volete che io vi metta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per un vino. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi non sono io, sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani
spesso alzerò la foglia e chiedere parata a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: di questi due, chi vorrete che lo rendete in libertà per voi? Lui rispose: Barabba, chiese il loro cuidato. Ma allora, che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero: Sfidatelo Cristo. E gli disse: Ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: Sia crocifisso! Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi, tutto molto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: Il suo sangue cade su di noi e sui nostri figli. Allora mise in libertà per loro parola e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù in pretorio e gli si radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scappato la canna e lo percutevano fisica. Dopo averlo deriso, lo spogliarono il mantello e gli misero le sue vesti. Scritto: Costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, a destra e a una sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo dicendo: Tu che distruggi il tempio in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi invece di lui dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il re di Israele scenda ora dalla croce e crederà in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui. Ora, se gli vuoi bene, ha detto infatti: Sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Eli, levate sabachthani, che significa: Dio mio, gridava da me. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se vieni a salvarmi. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce e rimise. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò. Le rocche si spezzarono, i sepolcri si aprirono, e molti corpi di santi erano morti e risuscitati. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono in città santa e apparvero molti. I centurioni e quelli con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto, furono presi da grandi timori e dicevano: Davvero costui era figlio di Dio? Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea e Sirene. Tra queste c'era Maria di Marta, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco, un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù.
dato loro e no che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un infolamento e lo depose nel suo sepolcro, che si era fatto scavare nella roccia, rotolato con una grande pietra all'entrata del sepolcro, segnando. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parascella, si riunirono presso il lato i capi dei sacerdoti e i farisei dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivano i suoi discepoli, lo illumino e poi dicono al popolo e risorto del mondo. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. E si andava, e prendendo di sicuro la tomba, si gettarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Tranquillità, di calma. Quella è una calma apparente. Avere Gesù al tuo fianco
significa che lui è al tuo fianco in ogni momento della tua vita, anche in questo, anche su quella croce. È sorprendente che sembrerebbe quasi un attimo spiazzare il popolo che gli sta di fronte, tanto che non capiscono il grido. Gesù, tra le tante dita di quel giorno, tra i tanti sbeffeggiamenti, tra le tante urla di dolore, di pianto, anche lui emette un grido. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E anche oggi suona questo grido, come se sembra che il Signore ci abbia abbandonato. Come se ci volesse lasciare da solo, ma non è così. Gesù dice quella frase non per constatare un fatto, per dire che anche il Padre lo ha lasciato solo, ma noi dobbiamo saper leggere la parola di Dio. Noi sappiamo benissimo che quel grido, Salmo 22, a Salmo non è un grido di disperazione, non è il grido della fine, è un richiamo per quello che verrà dopo, perché dopo una solitudine noi possiamo scoprire che Dio c'era anche in Dio. E dopo quel Salmo che resta Gesù in quella croce, che questi 40 giorni in maniera eccezionale abbiamo gridato al Signore, in tutti i modi, abbiamo accresciuto con la nostra preghiera, abbiamo fatto tanti affidamenti, abbiamo rinnovato tanti voti, abbiamo pregato perché il Signore ponesse fine a queste morti. Dio mio, perché ci hai abbandonato? Perché muoiono queste persone? Perché? Ma il grido di dolore deve precedere poi il grido della speranza. Tu sei il tuo pastore, ad acque tranquille mi conduci. Tu sei su quella croce, questo rendimento di grazia. Da oggi in poi io verrò da te per ringraziarti per quello che ho, perché tu mi sei vicino. Oggi non siamo soli, non siamo soli, siamo in casa, la nostra piccola casa, la nostra chiesa domestica. Piccola chiesa. Allora oggi vogliamo commemorare se si realizza Zaccaria, dal libro della Genesi, dalla nascita di Gesù, aspettavamo il Salvatore e siamo contenti, ma poi oggi il Signore ci mostra che Dio ha questo segno di morte per darci una nuova speranza. Per non farci vedere soltanto il legno, ma questo mi ha detto colui che perde il legno, e Cristo si è preso su lui il legno del nostro peccato, per risollevarci, per aiutarci, per dirci che non c'è modo a vivere questo momento di passione con te. Aiutaci a pregare ancora di più, ad ascoltare la tua voce, ad obbedire la tua voce, che ci dia parole di speranza. Così potremo poi vivere al meglio la nostra risurrezione e la nostra Pasqua.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa omnipotente creata. Per noi uomini, della nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera del Spirito Santo, si è fermato insieme alla Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e risuscitò. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Da veri discepoli seguiamo il Cristo che entra in Gerusalemme per salire sulla croce. Chiamo Dio Padre misericordioso per la salvezza di tutti gli uomini. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Per la Santa Chiesa, perché vivendo nella fede, il mistero della passione, raccolga dall'albero della croce il frutto della speranza. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Per gli uomini che non credono, perché come centurioni ai piedi della croce vedano nella morte redentrice di Cristo il segno sconvolgente della divina gloria, preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Per gli innocenti e i perseguitati, per quanti subiscono scandalo a causa delle ingiustizie, perché non venga meno in loro la certezza pasquale della vittoria del bene sul male. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per gli agonizzanti, perché sentano accanto a sé la presenza del servo viviente, che morendo nel patibolo ha affidato il suo spirito nelle mani del Padre. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Per noi tutti, perché alla scuola del Signore impariamo a vivere ogni giorno in piena adesione alla divina volontà e a condividere le altre infermità e le sofferenze del prossimo. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Ascolta, o Padre, la preghiera del mio popolo, che celebra la passione del tuo Figlio. Fa che dopo averlo acclamato nel giorno dell'esultanza, sappiamo seguirlo con la fede. Thank you.
all'ottenta dalla tua misericordia questo unico miracolo sempre nostro, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per i peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò i pesi dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il cielo e la terra, sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna. Dopo la cena allo stesso modo, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ci vedranno il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza e gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, rendimento di grazia a questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo nel corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza del tuo Spirito, dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi santi, San Benedetto Martire e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, il Collegio Episcopale, tutto il clero, il popolo che tu hai benedetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e figli. In Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente e l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che vede i tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità in pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli e nei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
ed ora per chi segue la celebrazione eucaristica alla casa, attraverso i mezzi di comunicazione, possiamo ricevere la comunione spirituale, dopo aver pregato insieme, ascoltato la parola di Dio, vissuto il memoriale dell'Eucaristia. Ecco, allora vogliamo insieme pregare per essere in comunione spirituale con Lui e con tutta la Chiesa. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso ricevere sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Chiesa. Sono degno di partecipare alla presenza, ma gli soltanto la parola e io sarò salvato. Preghiamo.
bisogno di noi. Con la morte del tuo figlio ci fai sperare di bene in cui viviamo. Fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Ecco, prima di pregare l'Immacolata, preghiera che il Vescovo ci ha lasciato mercoledì 25 marzo, quando con il sindaco hanno fatto il rinnovo dell'affidamento a Maria. Ecco, volevo fare quali avvisi, no? Come sempre si usa in una parrocchia, no? Molti su Facebook troveranno i manifesti sia per credo pasquale, ma anche per questo giorno della settimana santa. Allora, come momento comunitario, ho pensato, visto che non abbiamo avuto la, possiamo avere la possibilità di celebrare le 42 insieme, no? Eravamo abituati da tanti anni a vivere questo momento di adorazione con Gesù, e allora abbiamo lasciato soli questo, e abbiamo pensato che lunedì, martedì e mercoledì alle 18 celebrerò la messa qui in chiesa, e quella del lunedì verrà trasmessa da venerdì, martedì e mercoledì no, mentre la sera alle 9:15, lunedì, martedì e mercoledì alle 9:15 farà un momento di adorazione, lo trasmetterò sia su YouTube che su Facebook, faremo ora insieme le adorazioni. Almeno un'oretta alla sera, una piccola riflessione semplice, ma giusto per stare con Gesù. Poi dopo il Trino Pasquale lo vedremo attraverso il canale di Vera TV e sul sito di dell'Ancora Romana, le celebrazioni della cattedrale. Sia il giovedì, venerdì e sabato alle 10 ci sarà l'ufficio delle letture. E la sera alle 18 avremo anche se ci sarà, ci madonna, avremo la donazione della croce, e poi sabato alle 18 avremo la vita pasquale del nostro vescovo. Quindi è facile da ricordarsi un appuntamento. Giovedì, venerdì e sabato alle 10 la preghiera e alle 18 la celebrazione. Facilissimo. Però domenica di Pasqua alle 11 ci troviamo ancora qui in chiesa. Celebrare insieme, anche attraverso YouTube e Facebook, no? Stiamo insieme, quindi domenica 11 prossima faremo Pasqua qui in chiesa. Ecco, che il Signore ci aiuti a vivere bene questo momento, ad affidarci a lui come lui ha fatto con il Padre. Padre, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua e non la mia volontà. Ecco, questa è la preghiera di affidamento che noi possiamo imparare. Dio sa cosa è buono per noi e cosa è giusto per la nostra vita. Abbiate fede. O Maria Immacolata, Madre nostra, Patrona della Diocesi, sotto il titolo di Madonna di Loreto, noi ci rivolgiamo a te in questa ora di dolore e di grande sofferenza per la nostra città, per la nostra Diocesi, nostro paese. Già in passato tu benevolmente ci proteggesti dal nuovo maligno del colera che infuriava sulla nostra città, accogliendo la corale richiesta di tutta la popolazione. Non ce ne siamo mai dimenticati e ogni anno che ne rendiamo grazie, tenendo fede al voto che in quell'occasione ti abbiamo. Ora ci rivolgiamo di nuovo a te, stendi il tuo manto protettivo sulle nostre famiglie, sui nostri malati e su tutti coloro che si prendono cura di loro. Proteggi dal morbo maligno di questo coronavirus le nostre famiglie, la nostra città, la nostra diocesi e tutta la nostra amata nazione. O Madre della Misericordia, salute degli infermi, porta
nostre suppliche davanti al tuo Figlio Gesù. Invoca per noi la sua infinita misericordia. Egli, nei suoi inesorabili disegni, può fermare questa destinenza, mentre ancora una volta, con la voce del profeta Malachia, ci dice: ritornate a me, e io ritornerò a voi. Noi non fidiamo in te, nella tua intercessione, Madre nostra, certi del tuo amore materno e sicuri del tuo prezioso aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. E con Spirito. Andiamo in capo per la benedizione. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia di tuo Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Cristo Gesù, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi concede la vita senza fine. Voi, che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver fatta la sua risurrezione. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen. Rendiamo grazie a Dio. Io presi sempre amore, nell'orma e la sera, e Cristo lontano di tutti, i presi di tutto il mondo. Thank you.